Vogue Fashion Snigged Out 2017, ecco il programma. Musica, cinema, sfilate, shopping, cibo e molto altro, domani inizia la tanto attesa Vogue Fashion Snigged Out 2017 di Milano, e il capoluogo lombardo è pronto ad ospitare l'evento che richiama migliaia di persone da tutta Italia. Tutto pronto per Milano. Quest'anno Milano ha deciso di fare le cose in grande per la Vogue Fashion Snigged Out 2017 e di riempire la città di eventi pensati apposta per tutti i gusti degli avventori. Rispetto agli scorsi anni c'è una novità, perché gli organizzatori hanno deciso di legare in modo ancora più forte l'evento che si terrà il 14 settembre dalle 17 alle 22, al capoluogo lombardo e di nominarlo quindi, Vogue for Milano. Non solo un cambio di nome, ma un vero e proprio spostamento di direzione, che mira a intrecciare ancora di più la moda e gli spettacoli a essa legati, con l'architettura e l'anima della città. Non più solo un grande momento di festa e di shopping, Vogue Fashion Snigged Out quest'anno diventa Vogue for Milano, un nuovo format. Un'intera giornata che, da mattina a notte fonda, permetterà a tutti gli appassionati di vivere da vicino lo spettacolo della moda. Momenti di incontro, feste, concerti, mostre e proiezioni, attraverso la fotografia, il video, le parole e la musica il mondo di Vogue prende vita, con un palinsesto ricco di eventi e aperto alla città, ha detto Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia. Numerosi ovviamente gli incontri organizzati da Vogue per riflettere sul tema della moda, si inizia alle 17.30 con i talk da Alcantara in via Pietro Verri e alle 19 da Alberta Ferretti in via Monte Napoleone. Alle 20, la Galleria Vittorio Emanuele ospiterà due sfilate, e successivamente sarà trasmesso sempre in quella location il film Valentino l'ultimo imperatore. Per gli amanti delle mostre e delle foto, a Palazzo Morando saranno esposti gli scatti dei 5 migliori fotografi italiani, mentre Anna Maria Consadori in via Brera ospiterà un'esposizione dedicata al bianco e nero, dove saranno esposti dipinti, sculture, arredi e tappeti di artisti come Willy Rizzo, Vittorio Gregotti e Carla Venosta. Liam Gallagher per Vogue Milano. Mostre e tanto shopping, perché ovviamente la maggior parte dei negozi di Milano sono aperti e con mille sorprese dedicati agli avventori, gadget di famosi stilisti saranno in omaggio e numerosi sconti saranno applicati alle collezioni, che per la Vogue Fashion Snigged Out 2017 saranno vendute a un prezzo speciale. Ma c'è un altro evento che è molto atteso e che lascerà tutti a bocca aperta, il concerto di Liam Gallagher, a Terrazza Duomo 21, che si terrà a partire dalle 21. Chi non riuscirà ad accedere al live, potrà comunque godere della voce del cantante grazie ai maxi schermi che saranno installati in Piazza Duomo. In realtà quello di Liam Gallagher non sarà proprio un concerto. Ma sembra che si esibirà con alcuni brani tra cui si spera qualcosa in anteprima del nuovo album in uscita, As You Were. Per chi invece volesse fare altro, è comunque possibile, perché Milano sarà piena di eventi musicali e di lunga set per tutti i gusti, che aspettate a trovare il vostro.